Allora, vi stavo raccontando, ragazzi, no? Quando io ero un bambino come voi, ero innamorato di una ragazza bellissima. Si chiamava Agnese Tolemaide Gagliardini in Bozzi, ma era proprio bella, capelli biondi, occhi azzurri, il naso blu, le orecchie arancioni, insomma, era proprio bella. Poi io ero una contessa, era nobile. Voi immaginate che era figlia di un marchese, il marchese Feridolfi di Monte... Che c'è? Ma se era contessa, come faceva ad essere figlia di un marchese? Come faceva? Sì, perché era disobbediente e il babbo le diceva sempre: con te facciamo i conti, con te facciamo i conti, oh, conti oggi, conti domani, e diventata contessa. Vabbè, comunque, allora una sera eravamo in intimità con questa contessa Agnese Tolemaide Gagliardini in Bozzi e allora lei mi guardò fisso e mi chiese: mi vorrai sempre bene? E poi mi chiese: in una stazione ferroviaria quando si possono attraversare i binari? Oh, sono domande difficili, anche perché il babbo, il marchese Feridolfi di Monte Guastalla, faceva anche il capostazione. Che c'è? Ma se era marchese, come faceva ad essere capostazione? Beh sì, perché per fare il capostazione devi essere nobile, duca, conte, marchese, principe. Ora che è successo? Che con la rivoluzione francese i nobili li hanno ghigliottinati tutti e infatti oggi i capistazione non ci sono più. Vabbè, allora il mattino dopo andai a scuola, c'era un mio compagno di classe bravissimo, si chiamava Ettore De Robertis, no? Allora gli chiesi: oh Ettore, ieri sera l'Agnese mi ha fatto queste domande che sono piuttosto difficili, insomma, ma come dovrei rispondere? Lui mi ha detto: ma guarda, è facilissimo, no? Alla prima domanda, mi vorrai bene, devi rispondere sempre! E alla seconda domanda, in una stazione ferroviaria, quando si possono attraversare i binari, tu devi rispondere mai! Allora, alla prima domanda dovevo rispondere sempre! E alla seconda dovevo rispondere mai! Ah, voi già lo sapevate. Insomma, sempre mai, sempre mai, sempre mai. E la sera mi sono rivisto con questa ragazza bellissima, Agnese Tolemaide Gagliardini in Bozzi, e ho detto: senti, rifammi un po' quelle domande, perché mi sentivo preparato, no? E allora lei che ha fatto? Ha invertito l'ordine delle domande. E così, alla prima domanda mi ha chiesto: in una stazione ferroviaria quando si possono attraversare i binari? E io ho risposto: sempre! No! E alla seconda domanda: mi vorrai bene? Io ho risposto: mai! Insomma, ragazzi, ora non ve la tiro per le lunghe, è andata a finire male, eh? Mi ha lasciato, non ne ha più voluto sapere niente di me, proprio. Certo che sei un po' stupido. Ah, io sono stupido, perché? E sarete intelligenti voi, sarete. Certo! Siamo udinesi, siamo intelligenti! E allora...